Io so che nell'affermare questo cozzo immediatamente contro tutto ciò che va impregnato e vi impregna tuttora, anche nel percorso interiore, laddove si dice l'uomo non soltanto è responsabile di se stesso, ma per certi qual versi è responsabile di ciò che succede nella vita e per certi versi è responsabile di ciò che succede persino negli altri intesi come singoli esseri. Voi siete in qualche modo responsabili di chi vi sta attorno, delle persone che incontrate e via dicendo. Anzi, tutta la via evolutiva si basa fondamentalmente su questo assunto, su quanto voi diventate responsabili rispetto a tutto ciò che incontrate, su quanto voi li rispettate, su quanto voi lo riconoscete, riconoscete gli altri esseri, su quanto voi cominciate a magari farvi un po' in disparte proprio perché pensate che mettendovi in disparte, favoriate gli altri esseri, diate più importanza agli altri esseri rispetto a voi stessi e in questa maniera, come dire, voi entrate più, o meglio, diventate via via più capaci di comprendere l'alterità proprio perché vi riducete. Questa strada certamente afferma alcune questioni che ogni essere che fa una via interiore incontra, ma questa strada per certi versi all'inizio viene assunta anche dalla via della conoscenza, perché quando la via della conoscenza dice che voi vi dovete ridurre, che dovete mettervi un po' in disparte, che dovete lasciare che qualcos'altro emerga, che l'altro va riconosciuto sempre più nella sua irriducibilità, vi ricordate, rispetto a voi? Beh, in quel momento io sto un po' parlando di questo mondo, mettendo un po' in crisi questo mondo. Oggi io non sto più parlando di questo mondo, sto parlando di un altro mondo. Vi ricordate che l'altra volta vi dicevo che il vostro quotidiano ha in sé due mondi e che a tratti, quando cominciate ad osservare la struttura di fondo, appare un mondo, ma per lo più continua a apparire il vostro mondo. Perché per essere più radicale dovrei dire appare il vostro mondo e appare il mondo, cioè il mondo in sé, quel famoso mondo in sé invece che il mondo del per voi. Ma se ci pensate un attimo, il mondo del per voi non è altro che un po' una caricatura dal mio punto di vista di quello che accade veramente, perché quello che accade veramente viene distorto e viene distolto, tra virgolette, dal vostro punto di vista, proprio da ciò che recita la vostra mente anche quando si riduce un po'. Che cos'è che recita sempre la vostra mente del vostro quotidiano? Fa un'affermazione centrale che parla di un mondo che in questo modo rimane sempre il mondo del per voi. Che cos'è che recita? Che cosa recita? Qual è un'affermazione centrale che fa la mente anche quando si riduce un po' e quindi osserva il suo quotidiano in un modo un po' diverso, anche in questo caso, cos'è che recita quando parla del proprio quotidiano? Sono così, un carattere. Non solo, ma la risposta sta proprio nel proprio, questa parolina, proprio quotidiano. Che cosa recita? Sta Il parlando quotidiano è vostro, per me. è vostro. Magari no, non arrivi a dire per te, nel senso, o è fatto apposta per te, ma è inesorabile che voi sottolineate che il quotidiano è vostro. E magari cominciate a dire che il piccolo quotidiano che voi incontrate, perché cominciate magari a posare l'occhio sul piccolo del piccolo, è vostro, perché sostituisce in parte il vecchio quotidiano caratterizzato da tutto ciò che era importante per voi. Non è che in questo modo l'importanza per voi scompare, ma si modifica, diventa più importante il piccolo del piccolo. Ma
dal punto di vista della vita è più importante il grande o il piccolo? Indifferente. Certamente indifferente, perché per la vita non c'è grande e piccolo, è l'uomo che colora il, come dire, ciascun essere di grande o piccolo. Perché no? Non può essere, non ci può essere grande e piccolo inteso come dimensione di importanza nella vita, perché è una conseguenza di quello che abbiamo detto, cioè non esiste, cioè non, è, no, non c'è un'importanza lì. Ma perché? Perché? Perché la vita non fa distinzione. Ma è indifferenziata. Ed è, cioè vede tutti gli esseri, vede, diciamo, c'è un'equivalenza perfetta di tutti gli esseri. Quindi stiamo parlando di un mondo che la mente non è assolutamente abituata, neppure una mente un po' ridotta, un po' plasmata dalla via della conoscenza. Stiamo facendo un passo oltre, stiamo tentando di rappresentare qualcosa che si smarca in modo definitivo dalla mente, pur sapendo che la mente invaderà anche ciò che io dirò oggi o dirò domani. Ma si smarca proprio in maniera fondamentale. Ma a questo punto proviamo a porci un altro interrogativo. Ma perché il quotidiano, una volta che riuscite a posarci l'occhio, assume così importanza per voi? Ho detto così importanza. Perché? Perché il quotidiano assume così tanta importanza? Come dire, proprio anche nel, magari nel percorso interiore. Perché? Perché abbiamo sempre detto, cos'è che avete voi se non il vostro quotidiano? Cioè, cos'è che vi si presenta davanti, per dirla in altri termini, se non il vostro quotidiano? Ma il problema è, cos'è che cogliete voi del quotidiano che si presenta davanti, ciò che si presenta o ciò che immediatamente plasmate attraverso il vostro passato, vecchi discorsi, attraverso le nuove concezioni che avete, ciò che plasma, ciò che si presenta. Diciamo, vediamo quello che vediamo rispetto agli occhiali che portiamo. E quindi da questo punto di vista è chiaro che, come dire, il mondo del piccolo quotidiano per voi necessariamente diventa importante. Importante, perché non solo diventa l'unica cosa che avete, ma diventa l'unica cosa che leggete. In realtà avete altro, ma non lo leggete. C'è altro più che avete altro. C'è altro, ma non lo leggete. Quindi noi stiamo parlando oggi di un quotidiano che dal mio punto di vista è l'unica cosa che c'è nella profondità, ma che, oso dire, normalmente l'unica cosa che non c'è nel come voi vedete, osservate, magari cercate di appropriarvi del vostro quotidiano, un po' del fatto farlo vostro e via dicendo. Ho detto del vostro quotidiano perché per voi il quotidiano, finché vi scappa sempre di mano, non è proprio vostro, è qualcosa che potrebbe diventare un po' più vostro.